sono diventate le compagne della nostra vita quotidiana. Non riusciamo più ad uscire di casa senza pensare se ne abbiamo una addosso o perlomeno in tasca. Sono le mascherine, i dispositivi di protezione individuale che la pandemia ha reso indispensabili e in molti casi obbligatorie. Anche se le abbiamo usate tutti per più di un anno, siamo sicuri di sapere come funzionano? Quali sono più efficaci? Lo scorso anno, all'inizio dell'epidemia, la scorta di mascherine chirurgiche negli ospedali italiani è andata rapidissimamente esaurita. Prima venivano usate solo in sala operatoria e pochi altri posti. Dopo dovevano essere tutti protetti con questi oggetti. Proprio per questo abbiamo ricevuto numerosissime richieste da parte di aziende che volevano cominciare a produrre mascherine chirurgiche e volevano essere aiutate a realizzare dispositivi efficaci. Così è nato il laboratorio. Il laboratorio dell'Università di Bologna è stato messo in piedi a marzo del 2020 da un gruppo multidisciplinare guidato dalla professoressa Cristiana Boi. In 15 giorni era già pronto a funzionare. La prima prova che viene effettuata qui serve a verificare che il tessuto di una mascherina consenta di respirare in modo normale. Si mette un pezzetto di tessuto della mascherina in questo tubo. L'apparecchio misura la differenza della pressione dell'aria prima e dopo il tessuto. Se la differenza non supera un certo valore, vuol dire che la mascherina lascia respirare senza sforzo. Ma fermerà davvero il coronavirus? Questa è la prova più importante e complessa, la filtrazione batterica. La norma prevede l'uso di un batterio invece che di un virus perché un virus non sopravvive a lungo senza un organismo ospite. Pertanto si utilizza un batterio come tracciante in quanto ha una dimensione simile a quella dell'aerosol che emettiamo con le respirazioni. Qui si mette un campione del tessuto della mascherina. Al di sotto si posiziona una serie di 6 filtri con forellini di dimensioni diverse, sempre più piccole. Sotto ogni filtro c'è un piattino con un liquido gelatinoso, su cui possono fermarsi i batteri. Quando tutto è pronto, si nebulizza il liquido contaminato dai batteri e lo si fa viaggiare nel tubo. Poi i piattini di coltura vengono tenuti a temperatura controllata per circa una giornata. Ed ecco il risultato. Come si vede, il numero di colonie batteriche è molto più basso nei campioni filtrati con il tessuto della mascherina rispetto a quelli ottenuti senza filtro. Così possiamo essere sicuri che le mascherine ci consentano di respirare e nello stesso tempo ci proteggano al 95 o 98%. Ma non è tutto qui. Il gruppo di ricerca della professoressa Boi si è posto la domanda che tutti quanti a un certo punto ci siamo fatti. E cioè, se teniamo una mascherina sul viso per molte ore, continuerà a proteggerci nella stessa maniera? Una mascherina è stata sottoposta per molte ore al passaggio di aria umida, come il respiro di una persona. Dopo 5 ore ha perso circa il 5% della capacità di trattenere i batteri, un valore comunque abbastanza rassicurante. Quello che abbiamo capito è che il nemico principale delle mascherine è l'umidità. Presente nel respiro di tutti noi, sani o malati. Quando una mascherina è umida, perde capacità di filtrare. Anche questo è stato provato grazie al test della filtrazione batterica. Una mascherina è stata usata per 8 ore consecutive al giorno per 5 giorni di seguito. Di giorno in giorno, la capacità di filtrare della mascherina si è solo ridotta leggermente e dopo 4 giorni è ancora al 95%. Dunque, le mascherine certificate sembrano resistere abbastanza bene all'uso per più giorni, anche se non bisogna esagerare. Questi esperimenti sono stati preparati nel laboratorio di fluidodinamica applicata e miscelazione diretto dal professor Alessandro Paglianti. Le teste dei manichini sono collegate a tubi che emettono una quantità d'aria simile a quella di una persona che respira. Un laser permette di visualizzare i flussi dell'aria. Ed ecco cosa succede quando le teste indossano le mascherine. Una certa quantità d'aria sfugge dagli spazi che si creano tra viso e mascherina e non viene filtrata. Abbiamo da poco iniziato a realizzare questo tipo di test, per cui non abbiamo misure sufficienti per considerarli riproducibili.
Quello che però possiamo dire è che non solo il materiale è importante in una mascherina, ma anche la sua forma. Una mascherina chirurgica garantisce una maggiore respirabilità, ma una minore aderenza al volto rispetto a una FFP. Quello che stiamo facendo con queste prove è cercare di quantificare la differenza tra le due. Infine, i test hanno dato indicazioni anche sulle differenze tra mascherine realizzate con materiali diversi. Fino ad oggi nessuna mascherina realizzata in tessuto naturale si è dimostrata sufficientemente efficace dal punto di vista della filtrazione. E questo è dovuto essenzialmente alla struttura regolare di trama ed ordito dei tessuti ordinari. Le mascherine realizzate invece in tessuto non tessuto, con materiale sintetico, hanno una disposizione casuale delle fibre. Le fibre, sovrapponendosi casualmente, creano un reticolo, tipo un effetto groviera, molto più efficace dal punto di vista della filtrazione. Tutti risultati molto importanti, visto che questo strumento di protezione non scomparirà con la fine dell'emergenza per il Covid. D'ora in poi dunque le mascherine dovranno diventare un po' come i fazzoletti di carta. Non li usiamo sempre, però li teniamo in tasca oppure a casa. Così anche le mascherine, in caso di un'influenza o di un raffreddore, dovremo ricominciare a usarle per proteggere gli altri.